In volo con Licini è il titolo della mostra organizzata dalla Fondazione Carifano a Palazzo Bracci Pagani. Presidente Gragnola, quando sarà allestita l'esposizione e fin quando rimarrà aperta? La mostra di quest'anno a Palazzo Bracci Pagani è dedicata a Osvaldo Licini e la mostra verrà inaugurata venerdì 26 luglio alle ore 18, l'inaugurazione presso la Pinacoteca di San Domenico e poi ci sposteremo alla Dianar Gallery a Palazzo Bracci Pagani. La mostra rimarrà aperta dalle ore 21 alle 23 tutti i giorni, escluso il lunedì, fino all'8 di settembre. Dopodiché, fino al 27 di ottobre, rimarrà aperta nell'orario pomeridiano dalle 17.30 alle 19.30 il venerdì, il sabato e la domenica. È un evento ad ingresso libero, come tutte le mostre organizzate dalla Fondazione. Mi preme sottolineare che questa è la 12ª mostra a Palazzo Bracci Pagani, nella Dianar Gallery, che la Fondazione organizza in 9 anni di attività, da quando è stato allestito questo spazio. Con Stefano Papetti, invece curatore della mostra, ripercorriamo la storia del pittore Osvaldo Licini. Licini è nato a Montevidon Corrado nel 1894, ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Bologna, poi ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale, è rimasto ferito nel 1916 e decide appunto di trascorrere la convalescenza a Parigi, dove già da tempo abitavano i genitori. Quindi dal 1916 al 1926 Licini vive a Parigi a contatto con tutti i grandi artisti del suo tempo, con Picasso, con Cézanne, con Matisse. Inizia questa fase figurativa che caratterizzano gli anni 20 con nature morte, ritratti, paesaggi. Poi nel 1926, dopo essersi sposato con la giovane pittrice svedese Nanni Hellström, Licini decide di abbandonare Parigi, dove stava avendo un certo successo, e di rientrare a Montevidon Corrado. E lì trova appunto la dimensione ideale per condurre una profonda riflessione esistenziale di cui si avverte appunto con grande chiarezza l'influsso della sua produzione artistica. Negli anni 30 abbraccia a modo suo la pittura astratta, poi sul finire degli anni 40 e negli anni 50 elabora quelle che sono le icone più conosciute, le Amalassunte, gli Angeli Ribelli, fino ad arrivare appunto ai missili spaziali che risalgono agli anni 57-58. È un artista quindi che rispecchia nelle sue opere un sentimento di riflessione che lo apparenta certamente alla figura di Giacomo Leopardi. Quindi nel corso anche di questa mostra sono stati organizzati degli incontri che serviranno appunto ad approfondire meglio la conoscenza della figura di questo artista.